Nel 2012, una donna di nome Ri Sol-ju ha iniziato a comparire accanto al dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Successivamente sono iniziate molte speculazioni da parte dell'Occidente e i media nordcoreani si sono limitati a confermare l'informazione. Ri Sol-ju, infatti, è ufficialmente la moglie del leader. Per quanto ne sappiamo, Ri Sol-ju è presumibilmente la madre dei suoi tre figli. Tuttavia, ci sono informazioni secondo cui era una cantante e una cheerleader prima di sposarsi con Kim. La First Lady della Corea del Nord ha innegabilmente attirato l'attenzione di tutto il mondo. Il leader nordcoreano Kim Jong-un è un uomo dai molti segreti, noto per le sue leggi folli e severe con cui governa il suo paese. Nel video di oggi conosceremo le rigide regole che deve seguire la First Lady della Corea del Nord. Cominciamo subito. Numero 1. È stata costretta a sposarsi. Le donne di tutto il mondo hanno la libertà di scegliere il proprio compagno di vita. Ma Ri Sol-ju, secondo varie fonti, è stata costretta a sposare il dittatore nordcoreano. Nel 2008, Kim Jong-li, il padre di Kim Jong-un, ha ordinato a suo figlio Kim di sposarla e nel paese non è possibile rifiutare l'ordine di un dittatore. Numero 2. Ha dovuto cambiare il nome dopo il matrimonio. Anche se è molto comune in tutto il mondo che la donna adotti il nome del marito dopo il matrimonio, Ri Sol-ju ha avuto un problema più complicato. Ha dovuto lasciare il suo nome di nascita e adottare un nuovo nome dopo essere diventata la moglie di Kim Jong-un. Non solo, tutto il suo passato è stato deliberatamente nascosto. Anche il suo vero nome e l'anno di nascita sono ancora un mistero. Numero 3. Non le è permesso incontrare la sua famiglia. Ri Sol-ju non era una cittadina comune prima di sposarsi con Kim Jong-un. Appartiene ad una famiglia rispettata e ricca. Sua madre era il capo del reparto di un ospedale e suo padre era un professore. La ragazza si è conosciuta con Kim tramite suo zio, che in realtà era uno dei suoi consiglieri militari. Ma da quando è diventata la First Lady della Corea del Nord, Ri non ha avuto molto tempo o altre occasioni per vedere la sua famiglia. Numero 4. Non può scegliere il suo abbigliamento. Nei primi giorni del suo matrimonio, Ri Sol-ju appariva unica e prominente nel suo paese. Era diventata l'attrazione principale del pubblico a causa del suo aspetto in stile occidentale quando è stata vista in pubblico per la prima volta, ma ad oggi non le è nemmeno permesso indossare i jeans. Lentamente, ma inesorabilmente, tutta la sua collezione di abbigliamento sta scomparendo. Tutto è stato sostituito con abiti più tradizionali e ha dovuto ottenere l'approvazione del marito. Ri Sol-ju è spesso vista indossare il hanbok, l'abito tradizionale coreano, in occasioni formali e cerimonie di Stato. Numero 5. Le apparizioni pubbliche sono limitate. Le First Lady di ogni Stato possono essere facilmente individuate sui siti di notizie o sui social media mentre promuovono le loro attività o lavorano per una buona causa. Tuttavia, non aspettartelo da Ri Sol-ju. Lei può apparire in pubblico solo se accompagnata da Kim Jong-un. Da quando è stata pubblicamente nominata moglie di Kim Jong-un nel 2011, non sono state rilasciate foto o filmati di lei da sola durante alcun tipo di funzione. Gli analisti ritengono che le sue apparizioni pubbliche siano curate per migliorare l'immagine di Kim Jong-un, rendendola divertente e unica, ma senza rubargli i riflettori. È anche risaputo che le foto rilasciate dalla Corea del Nord vengono attentamente controllate e tutti i fotografi cancellano le foto che il partito non vuole che il resto del mondo veda. Quindi, le poche foto che mostrano Ri Sol-ju sono state rilasciate per un motivo specifico, riducendo il suo ruolo nella dinastia Kim a un accessorio vivente della propaganda. Numero 6. Nessun accesso ai media stranieri. Ri Sol-ju non può accedere a notizie, programmi televisivi, giornali, riviste o qualsiasi altro tipo di media proveniente dall'estero. Questo isolamento è cruciale per evitare che sia esposta a opinioni o fatti che potrebbero contraddire la propaganda di Stato. Impedire l'accesso ai media stranieri è un modo per prevenire l'influenza di ideologie straniere e mantenere un controllo ideologico rigido. Le idee di democrazia, diritti umani e libertà di parola sono considerate pericolose per la stabilità del regime.
Proteggere Ri Sol-ju dall'esposizione ai media stranieri aiuta a preservare la sua lealtà incondizionata al marito e al regime, evitando che venga influenzata da opinioni esterne. La televisione e la radio in Corea del Nord sono strettamente controllate dal governo. Ri Sol-ju può accedere solo a canali di Stato che trasmettono contenuti approvati. L'accesso a Internet è limitato a una rete Internet interna, conosciuta come Kwangmyong, che offre solo siti web approvati dal governo. L'accesso a Internet globale è quasi inesistente e riservato a una ristretta elite sotto stretta sorveglianza. Libri, giornali e riviste disponibili per Ri Sol-ju sono selezionati attentamente. Qualsiasi materiale che proviene dall'estero è sottoposto a censura e deve essere approvato dal regime. Numero 7. Non può viaggiare senza autorizzazione. Immaginatevi un mondo dove ogni vostro movimento è monitorato e controllato. Per Ri Sol-ju, questa è la realtà quotidiana. La moglie del leader nordcoreano non può spostarsi liberamente e ogni suo viaggio deve essere approvato e supervisionato dal regime. Ogni dettaglio è pianificato in anticipo, dalla durata del viaggio agli incontri previsti. Questi spostamenti avvengono principalmente per partecipare a eventi di Stato, visite ufficiali o per accompagnare Kim Jong-un. La vita di Ri Sol-ju, per quanto privilegiata, è una prigione dorata. Ogni suo passo è monitorato, ogni viaggio è controllato. È una vita di lusso, potere, ma anche di estrema sorveglianza e restrizione. Questo è il prezzo dell'essere la moglie del leader supremo della Corea del Nord. Numero 8. Non può lasciare la Corea del Nord. A Ri Sol-ju non è consentito viaggiare o fare tournée fuori dal suo paese. Può partecipare alle visite funebri solo in caso di morte di un leader, e ovviamente accompagnata dal marito. Secondo varie fonti in tutto il mondo, Ri Sol-ju avrebbe effettivamente lasciato il paese più volte prima di sposare il dittatore. Si dice che abbia studiato per qualche tempo all'estero, in Cina, e che una volta abbia anche visitato la vicina Corea del Sud come cheerleader. Numero 9. È stata costretta a nascondere le sue gravidanze. Ri Sol-ju vive sotto stretta protezione da quando è entrata a far parte della famiglia regnante della Corea del Nord, ma questo livello di sicurezza e isolamento è stato ulteriormente rafforzato durante la gravidanza. Ri Sol-ju è scomparsa dagli occhi del pubblico per diversi mesi. Mentre crescevano molti timori sulla sorte di Ri, diverse foto mostravano che era incinta e stava deliberatamente cercando di evitare l'attenzione del pubblico. Numero 10. Costretta ad avere figli finché non ha avuto un figlio maschio. La coppia si è sposata nel 2009 e la notizia del loro primo figlio è stata data all'inizio del 2010. Da allora, Ri Sol-ju avrebbe avuto altri due figli. Ma i rapporti dicono che i suoi primi due figli non erano soddisfacenti per il dittatore, poiché erano entrambe femmine. Secondo alcune fonti, Ri Sol-ju sarebbe stata costretta a rimanere incinta subito dopo il matrimonio. Sarebbe stata persino messa sotto pressione per dare alla luce un maschio. E tu? Cosa ne pensi di Ri Sol-ju? Quale pensi sia la regola più folle che debba rispettare? Fammelo sapere nei commenti. Siamo giunti alla fine del video. Se ti è piaciuto, ricordati di lasciare un like, iscriverti al canale ed attivare le notifiche per non perderti i prossimi video.